Salve a tutti, oggi è sabato 31 agosto 2019, siamo qui alla Cava Buona nei pressi del Rione Cristo, appena dopo Cabanete. Là in fondo abbiamo un punto di riferimento che è l'autostrada. Abbiamo qui il professor Manzini, siamo venuti a dare un'occhiata a questa cava. Rispetto a 3 anni fa, ero stato qui, ci siamo trovati di fronte. Un paesaggio nuovo. Un paesaggio nuovo dove adesso andremo a controllare i filmati del 2016, ma in questa zona qua, ecco, vedete lo dislivello, probabilmente quello dislivello copriva tutta quest'area qua. Era il dislivello della cava. Della cava. Era pieno d'acqua. C'erano animali acquatici, germani, anatre e altri uccelli che vivono negli stagni. Noi ci troviamo di fronte a un altro paesaggio. Noi stiamo capendo che qui arrivano camion, scaricano cumuli di terra che non si sa da dove provengano. Lì, vedete, sono tutti cumuli di terra e poi le ruspe piano piano spingono in questo dislivello, spingono fino a riempirla completamente come hanno fatto con questa parte retrostante. Vedete? Addirittura coprono le piante. Buttano direttamente giù con le ruspe il materiale, questo che abbiamo di fronte, seppellire La vegetazione, la le piante. vegetazione delle piante. Lì ci sono proprio dei tronchi addirittura. Allora, la domanda è questa. Nel silenzio totale dei media e dell'informazione in genere, cosa sta succedendo? Qualcuno a suo tempo aveva segnalato o denunciato che, anzi, qualche associazione aveva proprio denunciato, ci sarà un pronunciamento del TAR fra qualche mese, che si gettava in questa zona, in questa e nell'altra cava, che è più in là, la cava clara, degli scavi del terzo valico che erano sospetti di contenere lo smarino, sospetto di contenere amianto. Mi sembra, adesso non vorrei dire, che si parlava anche di impermeabilizzazione del fondo con delle guaine, perché qui a 2 passi abbiamo il fiume, Il Bormida. da dove presumo che ci sono le falde in collegamento e ci sono i pozzi di captazione. Allora, vedete tracce di lavori nella piana lì che è piena di erbacce della cava? Vedete qualcosa? Niente. Tu vedi qualcosa? Niente. Qui invece cosa vediamo per terra? Segni? Segni di ruote, di pneumatici, di camion, E anche della ruspa che che vengono arriva qua. fino qua il E qua camion e poi. mi viene anche il dubbio di dire, cioè, una domanda. Questo Ma questo terreno? terreno qua, di che natura è? Questo. È già smarino questo? Questo è smarino, professore? Non, Ne prendiamo un campione, cioè, portiamo non. ad analizzarlo. Qualcuno, chi è competente? Chi ha la competenza di queste cose? L'ARPA,
è competente su queste cose. I NAS sono competenti. La Procura della Repubblica è competente. Non lo so. Certamente noi siamo dei cittadini che per hobby fanno quello che stiamo facendo, non sanno per hobby, per spirito di servizio, diciamo. Guardate, vedete, piano piano, questa era un'area coperta dall'acqua fino, sì, fino a tre anni, si parla tre di anni tre fa. Anni fa. Ero stato qua. 2016, con... noi posteremo anche il video, sì, sì, il video di questa zona del 2016. Qui c'era tutta acqua. Acqua, guardate i segni del... Lì ci sono camionate, camionate di terra. Lì. Terra anche... strana. Strana, scura, cioè non c'è una transenna, non c'è un cartello, non c'è niente. Qui è accessibile a chiunque. Un ecosistema naturale che è stato demolito. Un ecosistema irriproducibile che è stato demolito nel silenzio e nel menefreghismo totale di tutti. Lì passano le macchine, qualche chilometro più là ci sono le prime case. Prime case. Sotto c'è l'acqua che arriva nelle nostre case. Captazione, arriva l'acquedotto. Questa terra verrà spalmata su quest'area. Abbiamo visto anche delle ruspe. Qui ci sono segni di ruspe, guardate. Questi sono i cingoli delle ruspe, le vedete? Cingoli di ruspe. Vede? Quindi qui c'è un cantiere in atto. Ripeto, nel silenzio totale dei media, nel silenzio. Qui anche il colore della terra, della sabbia cambia colore, più scura, più chiara. Non so se dal video si può notare questo cambiamento di colore. Questo è un colore molto più grigio. Lì c'è del ghiaino. Lì c'è della questa terra è molto più chiara, più argillosa. Guardate che distesa di cumuli di terra, qui era tutta acqua. È incredibile? Non ci credete? Vi posteremo il video di questa zona, certo, del 2016. Certo, va bene. Ripeto, noi ci lagniamo per un ecosistema che magari viene toccato in modo magari non proprio ortodosso. Qui nell'indifferenza totale si è distrutta un'area molto importante per gli uccelli di passaggio, per i migratori, e probabilmente la stessa cosa è stata fatta dopo il ponte alla Cascina Clara, che certo, era molto più grossa, sì, di questa. Molto, molto più grossa. Va bene, professore. Vediamo. Vediamo cosa c'è oltre di là verso il fiume. Se c'è qualcosa di interessante lo riprenderemo. Lo filmiamo e poi lo offriremo a voi. Va bene. Arrivederci a tutti. Salve.